Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Oggi vi mostro alcune cosine che ho acquistato e che ho ricevuto nell'ultimo periodo, molto molto interessanti e che avevo piacere di mostrarvi. C'è di tutto un po', tra cui anche due regali che mi sono fatta per il mio compleanno. Direi di iniziare per prima con un pacchettino che mi è arrivato dal sito Global Land. Come sempre vi lascio il link giù nell'info box, che è un sito in cui potete trovare un sacco di strumenti e materiali utili per il fai da te, soprattutto stencil, timbri, fustelle e tantissimo materiale per lo scrapbooking, con una scelta infinita di carte decorate, tantissimi prodotti a buon prezzo e moltissime offerte super convenienti. In più per voi ho anche un codice sconto che è Selena5, ma ve lo lascio sia qui che giù nell'info box insieme a tutte le informazioni. Io non ci guadagno nulla, però voi potete risparmiare qualcosina nel caso abbiate bisogno di acquistare qualcosa. Dunque, io nel sito ho scelto alcuni prodotti che penso di utilizzare prestissimo con voi per realizzare alcuni dei prossimi video, e non vi spoilerò nulla, però provate a scrivere sotto nei commenti se indovinate che video sarà. Dunque, il mio pacchetto è arrivato dentro questa busta con le pluriball e tutti i prodotti che ho scelto sono arrivati imbustati separatamente. Qui ce n'è un altro che vi mostro per ultimo. E gli oggetti che ho scelto da questo sito sono delle letterine metalliche. Queste in realtà non so se riuscirò ad utilizzarle, devo fare una prova. Se poi funziona, ve la mostro in un video. Dei timbri, e ho scelto tre tipologie di timbri diverse, ma tutte collegate tra loro. Questa è la prima tipologia di timbri, dove c'è un calendario, un block notice, un'etichetta, un orologio e altro. Questi timbri qui, che sono delle scritte, qui in alto ci sono i numeri, i mesi, i giorni della settimana, qui altre parole e dei simboli. Come ultimo set di timbri ho scelto questo, che sono delle cornici. Ed infine, in questo paccone gigante, che visto così non si capisce nulla di cosa si tratta, ci sono dei set di stencil. A me ne serviva uno solo, ma il prodotto era un pack di 4 set identici di stencil. Adesso ve ne apro uno e vi mostro cosa c'è dentro. Il set contiene 16 fogli di stencil, tutti diversi, e adesso vi mostro quali sono. Ovviamente a me non interessavano tutti, ma la gran parte comunque. Ma troverò lo stesso il modo per utilizzarli. Ve ne mostro alcuni che sono quelli che poi andrò ad utilizzare. Ve le mostro sul tablet così le vedete meglio. Qui ci sono delle emoji con delle etichette, delle liste. Qui c'è un'altra lista con le icone del meteo. Qui c'è una pagina numerata. Ci sono delle piccole icone e una tabella, una griglia piccola, una griglia più grande e le iniziali del giorno della settimana. Qui ci sono altre griglie con la forma a nido d'ape. Qui ci sono delle parole già composte. Qui ci sono i mesi dell'anno, numeri e lettere, sia maiuscole che minuscole, un po' di simboli, delle decorazioni di vario tipo. E con questo riuscirete a capire invece chiaramente di che cosa tratterà questo video. E si tratta di queste due pagine che vanno utilizzate ovviamente assieme. E questo appunto è tutto quello che ho scelto sul sito di Global Land. Fare un ordine sul sito è davvero molto molto semplice una volta scelto gli articoli che vi interessano, e quello è davvero difficile perché ci sono tantissime cose tra cui scegliere e scegliere appunto è davvero difficile. Basta inserirli nel carrello, iscriversi al sito, inserire tutti i vostri dati e una volta ricevuto il pagamento partirà l'ordine che arriverà direttamente a casa vostra. Io
Vi ricordo che potete utilizzare nel sito il codice sconto SELENA5. Potete cliccare direttamente nel link nell'info box sotto al video per accedere direttamente al sito e sempre nell'info box troverete tutte le informazioni che vi possono servire. Dunque, cambiamo tipologia e vi mostro questo che è un regalino che ho ricevuto, dove praticamente c'è questo vasetto di legno dove all'interno ci sono i semini di lavanda. Una volta che io andrò a bagnare la terra all'interno del vasetto, potrò vedere crescere insomma la pianta di lavanda e questo mi piace un sacco. Io amo la lavanda per il profumo che fa, ma soprattutto per i mille modi in cui si può utilizzare. Poi da Yves Rocher io ho la mia special consulente di fiducia che è mia nipote e ho preso questo set di gel doccia e olio scrub con questa profumazione davvero pazzesca, super autunnale ma anche natalizia ed è all'arancia e si sente un pochino anche il profumo della cannella e il cioccolato, non so se lo sento solo io, però è davvero buonissimo. Ho preso questa maschera per la precisione per le punte dei capelli ed è una maschera riparatrice con olio di jojoba e poi per ultimo ho preso questo siero fortificante che serve per proteggere i capelli da phon e piastra e anche questo qui è con olio di jojoba. Questi due non li ho ancora provati, ma se vi interessa fatemi sapere che vi dico insomma come mi trovo. Queste cosine le ho acquistate in un negozietto al mare. Questo negozietto davvero molto molto particolare. Questo negozietto si chiama Il Baule d'Oriente e ho trovato questo braccialetto qua che è bellissimo, indossato, è davvero molto molto bello. Poi ho preso anche quest'altro braccialetto. E di questo mi sono completamente totalmente innamorata del colore delle perline, cioè appena l'ho visto ho detto ok, io lo voglio. Anche questo indossato è molto molto meglio. Ha anche una nappina e una fogliolina d'argento. Ed infine ho preso sempre in questo negozietto un sassolino in cui c'è disegnata una lucertolina, che tra l'altro è una calamita. Poi sono stata da Pepco e da Pepco ho trovato un sacco di cose di cartoleria e lì sono andata fuori di testa. Avrei comprato tutto, però alla fine mi sono limitata moltissimo e ho scelto soltanto pochissime cose. E ho preso degli evidenziatori pastello. Poi ho preso questi pennarelli con la punta a pennello, sembrano sì, delle tempere, diciamo, dai colori metallici. Questi pennarelli qui che hanno doppia punta, quella larga, tipo diciamo piatta, tipo quella degli evidenziatori, e poi sopra invece hanno la punta fina. Ed infine, ho preso anche questi sono dei pennarelli con la punta a pennello, proprio come quelli metallici che vi ho mostrato poco fa. Forse da qui riuscite a vedere meglio come sono fatti. E questi invece hanno tonalità pastello. Ora passiamo ai miei autoregali per il mio compleanno. Dunque, la prima cosa che vi mostro sono queste. Mamma, che profumo! Dalla scatola effettivamente non si capisce assolutamente di cosa si tratta, ma è una scatola di Bath Bomb. Dentro ci sono 9 Bath Bomb, queste 9 Bath Bomb qua, tutte diverse. Adesso la apriamo insieme. Così vi mostro anche il contenuto. Queste le ho prese su Amazon e queste sono le Bath Bomb. Wow, sono bellissime. Ogni Bath Bomb ovviamente è rivestita con la pellicola protettiva che è sempre impossibile da rimuovere, ma dentro la scatola c'è anche questo che è una specie di taglierino, insomma, che serve per aiutarvi a togliere la pellicola. Bellissimo, super super felice. È stato uno sfizio perché, come sapete, le Bath Bomb me le preparo da sola, ma avevo voglia di farmi una coccola, insomma. Per realizzare le Bath Bomb trovate i video qua sul pallino informazioni.
Ma questo appunto voleva essere una coccola, un regalo che volevo farmi, insomma, già fatte senza dovermele fare. E ultimo regalo, questo è un set di smalti in gel che anche questi ho preso su Amazon e sono 12 smalti colorati più una base e due top coat, una lucida e una opaca. E questi appunto sono la base più le due. Più i due top coat e questi sono tutti i colori degli smalti, che sono anche questi abbastanza color pastello, tutti chiari oppure neutri, insomma. Se vi va, li andiamo a provare assieme in un video, lasciatemelo scritto sotto nei commenti. E niente, con questo è tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se volete sostenermi lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Se vi va condividetelo e niente, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!